Buonasera, mi chiamo Con Giovanni, sono lo chef del ristorante Erica di Sirmione. Sono qua per presentarvi un piatto stasera, un piccolo carré d'agnello impannato con del pane alle erbe cotto al forno e presentato con del purè di patate nella gravy di agnello, del sugo di carne di patatone. Gli ingredienti, abbiamo come vedete due piccoli carré d'agnello, sono in pratica quattro costolette tagliate in due soli pezzi, sono un po' più spessi in modo da poterli cuocere al forno che rimangano rosa e succosi dentro. Abbiamo della senape, abbiamo del misto di erbe, delle uova e qua abbiamo del pane non troppo fine, aromatizzato anche questo con delle erbe, tivo, rosmarino, con dell'aglio, basilico e olio d'oliva. Iniziamo con lo scottare il nostro agnello in padella. Molto importante avere olio molto caldo, usiamo dell'olio d'oliva in modo che l'agnello si chiudono tutti i pori e il succo rimane all'interno. Lo facciamo andare qualche minuto in padella, usiamo il nostro preparato di erbe e sale. Importante farlo andare bene su tutti i lati in modo che sia completamente rosolato. Bastano 3-4 minuti. Ora che l'agnello è ben rosolato in tutti i suoi lati, lo andiamo a riporre nel abbattitore per circa 10 minuti in modo da portarlo a temperatura di 2-3 gradi. Ora possiamo iniziare a preparare le uova. 2 cucchiai di senape, 1 po' delle nostre erbe col sale, ok, ora che le uova e la senape sono ben amalgamate, possiamo prendere il nostro carré d'agnello ormai freddo, lo ripolliamo con le uova della nostra mistura. Dopodiché lo passiamo nel nostro pane aromatizzato e andiamo a ricoprirlo bene su tutti i lati. Questo è il nostro agnello pronto per essere infornato. 12 minuti in forno a 190 gradi. Come potete vedere abbiamo cotto il nostro carré d'agnello al forno, è ben gratinato. La cottura deve essere porosa all'interno in modo che contenga ancora i suoi succhi, le sue proteine, il suo gusto. Abbiamo del purè che andremo a posizionarlo al centro del piatto in questo modo. Poi i nostri due carri d'agnello, posizionarlo qua. Abbiamo la nostra gravy, il nostro sugo di carne fatto con posizione dell'agnello, la rosmarino. Andremo a irrorare il nostro agnello. E guarnizione usiamo dei peperoncini dolci peruviani, non sono piccanti, sono molto dolci, si mischiano bene appunto col sapore dell'agnello. Dopodiché abbiamo della maggiorana fresca dal nostro orto, ne mettiamo un rametino di guarnizione e delle foglioline che andremo ad aggiungere alla salsa. Ed eccoci qua, il nostro carré d'agnello è pronto per essere servito. Buon appetito dallo chef Giovanni Co, dal ristorante Erica di Sirmione. Arrivederci.